con gol di Virdis nel primo tempo. Giro subito la linea a Fabrizio Maffei per il commento di questa partita. È stata the day after del campionato disputato regolarmente. Oggi per tutta la notte l'Olimpico è stato spalato da 18 buoni volontari e quindi si è potuto giocare regolarmente. Il manto erboso dell'Olimpico era in buone condizioni. La partita è stata, direi, bella, ricca di emozioni, ad un primo tempo nettamente di marca milanista, dove la squadra di Lidolm, per la prima volta al suo ritorno all'Olimpico, ha dimostrato di essere superiore nettamente nei confronti della squadra avversaria. Ma il secondo tempo la Lazio è uscita fuori con carattere, con generosità, si è giocato quasi ad una porta sola e comunque gli sforzi dei giocatori biancocelesti non sono stati premiati. Ha vinto il Milan per 1-0 e possono partire le immagini delle azioni più significative, partendo naturalmente da quelle del primo tempo. Eccole, siamo al quarto minuto, c'è un tiro di Dell'Anno parato da Terraneo. Al sesto, punizione di Di Bartolomei, deviazione di Virdis, ma Ursi è bravo. All'undicesimo Evani serve Virdis, che si gira bene in piena area, ma la sua conclusione è alta. E passiamo al quattordicesimo, c'è ancora un tiro di Dell'Anno, sicuramente uno dei più attivi tra i biancocelesti, ma anche questo è stato parato da Terraneo. Al ventunesimo il Milan passa in vantaggio al termine di un'azione corale, è una manovra lineare ma lenta alla quale la difesa laziale assiste impotente. Sul tiro di Virdis Orsi non può fare niente, 1-0 per il Milan. Al 28esimo, lo vedremo tra un attimo, la Lazio ha una limpidissima occasione per pareggiare. Su una indecisione della retroguardia rossonera, Giordano ha la palla buona ma tira al lato. E siamo passati alla mezz'ora, il Milan va vicino al raddoppio, Wilkins tira ma è la traversa a respingere. Sul capovolgimento di fronte ancora una grande occasione per la Lazio, Giordano serve a Laudrup una palla d'oro ma il danese spreca banalmente. L'ultima azione del primo tempo è del Milan, punizione di Agostino Di Bartolomei, Orsi devia in angolo. Ed eccoci alla ripresa, al quarto minuto la Lazio pareggia ma Agnolin annulla per fuorigioco Di Giordano. Osservate, c'è un po' di confusione nella difesa rossonera, Dell'Anno, come ho detto, sicuramente uno dei più bravi in maglia biancoceleste, ruba il pallone e serve Giordano al di là di tutti i difensori avversari. Inutili sono le proteste del centravanti e degli altri biancocelesti. La Lazio insiste, al 22esimo c'è una punizione di Giordano. Tre minuti dopo la Lazio ha ancora una grande occasione per pareggiare dopo una serie di rimpalli. Giordano tira male e Galli salva sulla linea. Al 29esimo, ecco ancora Giordano, al 29esimo si rifà vivo il Milan, lancio di Di Bartolomei per lo smarcato Battistini, Orsi respinge. Al 32esimo calcio d'angolo in favore della Lazio, ci prova allora Garlini, il nuovo entrato, con una sforbiciata, ma Terraneo respinge e devia in angolo. Un minuto dopo è la volta di Laudrup che va via in bello stile, ma tira centralmente. Finisce così 1-0 per il Milan ed io cedo la linea nuovamente a Jacopo Volpi.